buonasera, allora prima di tutto devo ringraziare gli amici qui di Odalingo Piccolo che ci ospitano e ci danno questa possibilità di avere anche una presentazione nostra di Polaris qui in questo Star Park. Questa sera parliamo della missione New Horizons e del sistema di Plutone, perché fra meno di due mesi, a metà luglio, la New Horizons, la sonda che è partita nel 2006, dopo un viaggio di 9 anni e mezzo circa, arriverà in prossimità di Plutone. E quindi avremo l'occasione per la prima volta di studiare da vicino questo oggetto così lontano che è ai confini del sistema solare. Allora, iniziamo con un paio di parole su Plutone, che sappiamo la lunga diatriba, è stato scoperto nel 1930 da un giovane astronomo, perché aveva appena 24 anni, Clyde Tombaugh, si era laureato da poco e stava compiendo i suoi studi e le sue prime ricerche in un osservatorio professionale. Come lavoro gli era stato assegnato quello di cercare se al di là dell'orbita di Nettuno ci fosse un altro pianeta, perché dalle immagini e dai dati che si erano avuti finora fino a quel momento sulle posizioni di Nettuno sembrava che l'orbita di Nettuno fosse perturbata da un corpo che non si vedeva. In realtà oggi sappiamo che non c'era un corpo perturbatore, semplicemente si trattava del fatto che c'erano pochi dati e c'era un certo errore nelle misure precedenti fatte, per cui non si era stati ancora in grado di ricostruire in maniera corretta l'orbita di Nettuno. E quindi a quell'epoca si pensava che ci fosse un pianeta che stesse disturbando Nettuno. Nell'ambito di questo progetto, Clyde Tombaugh scoprì quello che al momento viene identificato come il nono pianeta del Sistema Solare. E la prima cosa che saltò all'occhio è che era un oggetto molto debole. Mentre Nettuno è come luminosità è poco al di là della visibilità a occhio nudo, perché intorno alla settima o ottava magnitudine, questo oggetto scoperto, Plutone, aveva una magnitudine intorno alla 14, quindi era un oggetto estremamente più debole di quanto era Nettuno. E nel tempo ci si è accorti che anche il suo diametro era molto piccolo. Nel momento in cui è stato scoperto non si sapeva bene se era un oggetto piccolo oppure se era un oggetto più grande che però rifletteva poca luce. E comunque, diciamo, era l'unico oggetto che si conosceva in quella zona del Sistema Solare, oltre l'orbita di Nettuno. E quindi per molti anni è stato considerato il nono e unico pianeta in quella regione del cielo. Oggi sappiamo appunto che è piccolissimo, è circa 50.000 volte più debole rispetto a Marte come luminosità, quindi è un oggetto veramente molto piccolo. E queste sono le immagini originali con cui Tombaugh scoprì Plutone. Semplicemente si tratta di un piccolo puntino che si sposta nel cielo. Voi dovete confrontare centinaia di fotografie delle porzioni del cielo per vedere se c'era qualche oggetto che si muoveva. Finalmente, anche con una certa fortuna, riuscì a trovare Plutone. Plutone però subito si pensava, vi dicevo, che fosse un oggetto abbastanza grosso in grado di perturbare l'orbita di Nettuno. Nel tempo la sua massa, via via con le nuove misure, con le stime che sono state fatte, è risultata essere via via sempre più piccola. Se partiti nel 31 si riteneva che fosse taglia più o meno terrestre, che avesse la massa come quella della Terra. Via via nel 48 vedete che la sua massa era già stimata un decimo di quella terrestre, e poi quando nel 78 è stato scoperto il primo satellite di Plutone, ci si è accorti che la massa è estremamente piccola, è appena 2 millesimi della massa terrestre, quindi è una massa quasi trascurabile e quindi sicuramente non è quella che perturba l'orbita di Nettuno. Oggi sappiamo che il suo diametro è circa 2300 km e quindi è
grosso modo come taglia due terzi della dimensione della Luna, quindi è un oggetto veramente piccolo. E la sua densità è intorno a 2 grammi al centimetro cubo, che è la densità tipica degli oggetti ai confini del sistema solare, che sono costituiti da roccia e ghiaccio in gran parte. La cosa interessante, che poi ci servirà per capire altre cose sulla missione New Horizons successiva, è che la velocità di fuga è appena 1,2 km al secondo, mentre qui sulla Terra la velocità di fuga dal suolo è poco più di 11 km, quindi abbiamo una velocità di fuga che è circa un decimo della velocità di fuga terrestre. L'accelerazione di gravità è minima, vedete, sulla Terra è 981 metri al secondo quadrato, qui è molto piccola, è appena diciamo 7% della velocità, scusate, della accelerazione terrestre. Quindi una persona di 80 kg su Plutone avvertirebbe un peso equivalente a poco più di mezzo chilo, quindi il peso che si avvertirebbe su Plutone è molto piccolo. Un grande salto si è fatto dal 1930, in cui si è scoperto, il salto grosso si è fatto nel 78, quando James Christie, questo astronomo, quello seduto nella fotografia, scoprì che intorno a Plutone c'era un satellite. Queste qui sono le fotografie, sono a colori invertiti, sono negativo, quindi il bianco è il fondo del cielo e la macchia nera è l'immagine di Plutone. Sono le immagini da cui ha scoperto che non era un disco regolare, ma sembrava ci fosse una sorta di pitorzolo, e quindi ci fu il sospetto della presenza di un satellite. Ripetendo le osservazioni nelle settimane successive, ci si è accorti che effettivamente quella non è un errore della misura o della fotografia, ma effettivamente è un satellite. Ed è un satellite estremamente grande rispetto alle dimensioni di Plutone, perché, vi dicevo prima, Plutone ha un diametro di 2300 km, Caronte, che è il suo satellite, ha un diametro che è quasi circa la metà, poco più della metà, 1200 km. Quindi le proporzioni fra Plutone e il suo principale satellite sono molto, molto grandi, molto diverse rispetto a quelle che conosciamo noi per i satelliti degli altri pianeti. E in questo caso siamo di fronte a un oggetto doppio, vero e proprio, perché il baricentro del sistema cade al di fuori di Plutone, quindi è a metà strada, diciamo, fra Plutone e Caronte. Quindi non è Caronte che orbita intorno a Plutone, ma in realtà sono entrambi che ruotano intorno al proprio centro di massa. In questo disegno vedete che c'è la rappresentazione di Plutone e Caronte, siccome hanno dimensioni e masse comparabili più o meno, fanno questa danza intorno al comune centro di massa. Di Plutone ad oggi noi non sappiamo moltissimo. Nella fotografia a sinistra vedete le migliori immagini che siamo in grado di riprendere da Terra, appena appena mostrano il fatto che ci sia un satellite in orbita intorno a Plutone. Dal telescopio Hubble vediamo invece che si riescono a distinguere i dischi di Plutone e di Caronte. E il meglio che si riesce a ottenere sono queste immagini della superficie. Vediamo delle regioni più chiare e delle regioni più scure. Tanto per darvi un'idea, questo qui è un modellino un pochino approssimato, però, di come conosciamo oggi Plutone. Ovviamente Plutone è sferico, non è così. Però è un modellino che ci aiuta. Noi non conosciamo molto, vediamo solo alcune regioni più chiare, alcune regioni più scure. Abbiamo
più o meno una mappa della superficie, però non riusciamo a studiare molto di più di questo. Addirittura intorno al polo c'è una piccola regione che invece è completamente oscura, non è mai stata osservata. Questo perché Plutone ha un asse di rotazione che è molto inclinato sulla sua orbita, sono 120 gradi circa. Quindi in questa fase, in questo periodo, noi non riusciamo a vedere la parte che è più lontana da noi. È una zona che, anche seguendo negli anni, non è stato possibile osservare. Ma questo modello l'hai preso? Questo qui l'ho fatto, cioè se vi interessa, l'ho fatto con le mie mani, però il modello si può scaricare sul sito della New Horizons, della missione. C'è il modellino, se qualcosa volete fare, basta stamparlo su un foglio di carta e poi ritagliarlo, incollarlo. È molto simpatico perché rende l'idea di che cosa. Ma ci sono anche altri pianeti? No, purtroppo c'è un modellino anche della New Horizons. Ammetto che ho provato a farlo, è complicatissimo. è stato molto più semplice fare questo, in mezz'oretta si fa questo. Però almeno ti dà l'idea di che cosa conosciamo oggi di Plutone, che effettivamente di Plutone oggi non conosciamo molto. Conosciamo solo qualcosa così. Però si sono potute fare delle analisi e degli spettri di Plutone. Quindi oggi sappiamo qualcosa di importante, cioè ha una temperatura superficiale che ovviamente, essendo circa più di 30 volte più lontano dal Sole rispetto alla Terra, la temperatura è molto bassa, circa 40 Kelvin. E sulla superficie queste aree più chiare sono aree che sono coperte di neve e ghiaccio. Però mentre sulla Terra noi come neve e ghiaccio conosciamo solo ghiaccio di acqua, qui ci sono tre tipi diversi di neve, che sono una neve di metano scoperta nel 76 e poi negli anni 90 si sono scoperte queste nevi di azoto e di monossido di carbonio. La neve, il ghiaccio di azoto sono quelli dominanti perché sono in un rapporto 10 a 1 rispetto a tutto il resto. Quindi vediamo che, pur essendo un corpo piccolo che ha una bassa gravità, quindi non ha la possibilità di trattenere una grossa atmosfera, però sulla sua superficie abbiamo la presenza di fenomeni sicuramente complicati ed elaborati. Tant'è vero che abbiamo una piccola atmosfera e abbiamo la deposizione di nevi che periodicamente coprono regioni diverse. Una cosa molto interessante è avvenuta alcuni anni fa. Si è osservato il transito di Plutone di fronte a una stellina e quindi si è iniziato ad analizzare la luce che si riceveva da questa stella per vedere che cosa succedeva nel momento del transito. Questo qui è il grafico della luce che noi abbiamo ricevuto dall'insieme della stella e di Plutone insieme. Vedete che a sinistra, prima dell'occultazione, la luminosità è ovviamente più alta perché riceviamo la luce sia di Plutone sia della stella. Durante il transito riceviamo solo la stella ben oscurata e riceviamo solo la luce di Plutone. È importante quello che succede nel transitorio, però. Nel momento in cui si passa dalla somma del flusso luminoso a quando si riceve solo quella di Plutone. La stella è estremamente lontana, quindi la sua dimensione apparente è puntiforme, perché è talmente lontana che noi non riusciamo a percepirne il diametro. Quindi se Plutone transita davanti, noi ci aspetteremo un calo repentino della luminosità. E invece vediamo che questo calo esiste, però è abbastanza graduale. Su questa scala impiega un centinaio di secondi. Cioè la luce che riceviamo inizia a scendere e scende non di colpo, come se fosse di fronte a un oggetto solido, roccioso e basta, ma
scende gradualmente, e questo è un indizio che intorno a Plutone c'è la presenza di un'atmosfera. È una cosa abbastanza singolare, perché l'oggetto abbiamo detto che è molto piccolo, con una bassissima gravità, però ciò nonostante è in grado di trattenere una certa quantità di gas attorno a sé, cosa che per esempio non succede nelle vicinanze del Sole. Se noi pensiamo alla Luna è più grande di Plutone, però sia per la presenza del vento solare, sia per la temperatura che raggiunge la Luna, non è possibile mantenere una certa atmosfera con una certa quantità di gas intorno alla Luna. Plutone, siccome si trova molto lontano dal Sole, ha una temperatura così bassa, quindi la temperatura dell'atmosfera, essendo bassa, fa sì che i moti molecolari siano molto bassi. In più la radiazione solare è molto meno intensa, il vento solare che la raggiunge è molto più basso, riesce a trattenere una piccola quantità di gas attorno a sé, e quindi si vede da questi effetti che c'è la presenza di una atmosfera estremamente tenue. Stiamo parlando di un'atmosfera che ha appena 10 microbar come pressione, quindi una cosa estremamente tenue, estremamente debole, perché l'atmosfera che abbiamo qui sulla Terra noi è circa 1000 millibar, quindi qui siamo di fronte a un'atmosfera estremamente debole. Già consideriamo molto tenue l'atmosfera di Marte, che è intorno ai 6-7 millibar, questa qui pensate addirittura a 10 microbar, quindi con un ordine di grandezza che è circa 1000 volte più tenue. Però ciò nonostante ci sono fenomeni molto interessanti che coinvolgono l'intero corpo. Vi dicevo che nell'atmosfera sono presenti azoto, monossido di carbonio, metano, che poi ritroviamo anche nella forma dei ghiacci e delle nevi che si depositano, e quindi abbiamo una presenza di nebbie che periodicamente coprono alcune regioni. La cosa importante che interessa molto gli astronomi è il fatto che c'è una grossa quantità di azoto nell'atmosfera di Plutone, così come c'era una forte presenza di azoto nell'atmosfera terrestre primordiale. E questa atmosfera viene dispersa nello spazio gradualmente, con una certa lentezza, però piano piano si disperde nello spazio. E quindi Plutone nel suo complesso nel tempo ha perso massa. Ne ha perso tanta che il corpo dalla sua formazione ad oggi si è rimpicciolito di alcuni chilometri. Questo può sembrare solo una curiosità, però è una curiosità importante perché è un processo simile a quello che probabilmente è avvenuto con la Terra, in cui la Terra nel tempo ha rilasciato una certa quantità di gas dell'atmosfera. Quindi gli astronomi sono molto interessati a studiare Plutone in questa fase, perché praticamente Plutone in piccolo è una sorta di laboratorio che ci mostra che cosa è successo sulla Terra all'inizio della formazione. Plutone praticamente, essendo così piccolo e lontano, si è trovato in una zona in cui l'evoluzione si è interrotta, e quindi ci mostra oggi come si presentava una parte della Terra ai suoi inizi. Che cosa ci aspettiamo? Diciamo, noi non abbiamo mai visitato un corpo così lontano della regione di Kuiper, della fascia di Kuiper, però abbiamo qualche idea di come potrebbe essere, perché nell'89 il Voyager 2 ha incontrato Nettuno, e nei vari studi di Nettuno ha studiato Tritone, che è il satellite più grande di Nettuno. Per l'orbita che percorre intorno a Nettuno, si ritiene che Tritone sia un oggetto catturato, e quindi probabilmente è un oggetto della fascia di Kuiper che è stato catturato nella fase iniziale della formazione, dell'evoluzione di Nettuno. E abbiamo scoperto che è un oggetto come questo, in cui sono presenti grandi quantità di ghiaccio, sono presenti dei geyser, sono presenti delle nebbie che sono state viste nel momento in cui le camere del Voyager hanno inquadrato, diciamo, in maniera radente il profilo di Tritone.
obiettivamente, se noi guardiamo il modellino, pensiamo che Plutone potrebbe avere un aspetto un po' diverso, mentre Tritone è molto chiaro, in maniera abbastanza omogenea. Qui vediamo che ci sono regioni fortemente scure, forse altre sono molto più chiare. Però potremmo trovare delle somiglianze con Tritone. Ci basta avere un pochino di pazienza, lo sapremo fra un paio di mesi. Nel frattempo, negli ultimi anni, abbiamo scoperto che il sistema di Plutone è più complicato di quello che ci immaginavamo. Negli anni si è dibattuto molto e si è combattuto per organizzare la missione New Horizons alla volta di Plutone, pensando di rincontrare sostanzialmente un blocco di ghiaccio che avesse poco da dire. Invece ci si è accorti che il sistema di Plutone è molto complicato, e più lo studiamo e più ci accorgiamo che ci sono delle caratteristiche, delle peculiarità estremamente interessanti. Innanzitutto, nel 2005 sono stati scoperti altri due satelliti. Oltre a Caronte, che è il più grande, sono stati scoperti due satelliti molto più piccoli, Nix e Hydra, su cui non si sa molto, obiettivamente. Ci sono stime di dimensioni, però sono abbastanza aleatorie, perché non si riescono a studiare con dettaglio, quindi dovrebbero avere un diametro di qualche centinaio di chilometri, però non si sa bene, potrebbero essere 100 come 300, non si sa molto. E più recentemente, fra il 2011 e il 2012, quando la missione New Horizons era già partita, si è continuato a studiare Plutone per capire che cosa avrebbe incontrato la sonda, e si sono scoperti altri due satelliti, Styx e Kerberos, che sono ancora più piccoli, si ritiene che siano di dimensioni di 30-50 km di diametro. Però siamo partiti con una missione, quindi, che voleva studiare da qualcuno considerato un pezzo di ghiaccio e nulla più, e siamo di fronte a un sistema che ha 5 satelliti. Satelliti che dimostrano che c'è stata un'origine piuttosto traumatica di questo sistema, perché si ritiene che tutti o almeno quelli più piccoli siano frutto di qualche scontro, di qualche impatto che ha coinvolto Plutone in passato. Quindi i satelliti sarebbero i resti di le tracce di questo scontro avvenuto in epoca molto remota. L'immagine che avevamo del sistema solare esterno, quindi nel momento in cui è stato scoperto Plutone, era questa: c'erano i pianeti, quelli con le orbite marcate in nero, e dopodiché si è scoperto Plutone, e per anni si riteneva che fosse l'unico oggetto di quella zona. Oggi quella regione è molto più popolata, conosciamo più di 1000 oggetti nella fascia di Kuiper, con orbite molto particolari, alcune molto lontane, alcune molto, molto allungate, e quindi è una regione che via via che viene studiata presenta caratteristiche e elementi di interesse sempre maggiori. Gli oggetti che sono stati scoperti in quella regione sono numerosi. 4 di questi oggi sono considerati, che sono quelli, i 4 di sopra, sono i pianeti nani. Quindi abbiamo Eris, che ha la dimensione leggermente più grande di Plutone, ma una massa che è il 25% più grande, quindi è un oggetto più massiccio. Abbiamo Plutone con tutto il suo sistema complicato, Makemake, che è estremamente lontano, però ha un colore molto rosso, e Haumea, che è un oggetto che ha un diametro di circa 1600 km, che ruota in appena 4 ore su se stesso. Ha 2 piccoli satelliti che anche qui si ritiene che siano il frutto dell'impatto che ha causato questa rotazione così rapida. Talmente rapida che l'oggetto è un oggetto oblungo, diventato molto allungato, perché la rotazione è molto forte. E poi ci sono altri oggetti di taglia intorno ai 1000-1800 km di diametro, che sono ancora, non sono classificati ad oggi come pianeti nani, però sono oggetti che sono molto grandi e che in un futuro potrebbero essere parte dei pianeti nani anche loro.
E finalmente veniamo alla New Horizons, che è questa missione che vi dicevo è partita nel 2006 e arriverà a metà di luglio a effettuare un flyby con Plutone. Non può entrare in orbita perché ha un incontro molto rapido, molto veloce, però ci permetterà di studiare da vicino questo oggetto. È una sonda molto piccola, molto compatta, che ha dovuto rendere tutto in miniatura per essere piccola e pesare poco, perché è già partita con il lanciatore più potente che fosse stato realizzato fino al momento e si doveva compiere questo viaggio il più velocemente possibile per ridurre i tempi, perché siamo già a una missione che impiega quasi 10 anni dal momento in cui parte al momento in cui arriva a studiare il suo corpo. Vedete, questo è un disegno che ci rappresenta il percorso. Incontra Plutone e ha già iniziato a studiarlo in questi mesi, però ovviamente le settimane e i giorni a cavallo del flyby saranno quelli più importanti, perché le misure saranno le migliori, anche la risoluzione delle immagini. Questo qui è il diagramma che mostra a ieri dove siamo. Vedete che gran parte sulla linea verde è il percorso che è stato seguito. C'è stato un incontro abbastanza vicino con Giove, che è stato usato come fionda gravitazionale per correggere la rotta e acquisire un po' di velocità e quindi diminuire i tempi di viaggio. La sonda oggi è a quasi 32 unità astronomiche da Terra, siamo a meno di mezza unità astronomica da Plutone, siamo addirittura dal vivo, però siamo a una distanza di circa 70 milioni di chilometri e si sta avvicinando a una velocità ragguardevole, perché adesso è quasi 14 km al secondo, 13,8, quindi vuol dire che percorre circa 50.000 km all'ora, che sono utili, molto utili in questa fase, perché ci permettono di arrivare velocemente, ma vuol dire che l'incontro con un oggetto così piccolo di appena 2000 km di diametro avverrà nel giro di poche ore. Diciamo, nel giro di poche ore il crew della missione verrà portato a termine. Nel 2014, l'anno scorso, il 25 di agosto, ha attraversato l'orbita di Nettuno. Nettuno non c'era perché era un'altra posizione, non poteva essere osservato. La cosa curiosa è che il 25 agosto dell'89, quindi esattamente 25 anni prima, il Voyager 2, che era l'ultima missione verso le zone più esterne del Sistema Solare, aveva incontrato proprio Nettuno. Quindi esattamente a distanza di 25 anni c'è stata questa ricorrenza e casualmente la New Horizons ha attraversato l'orbita di Nettuno. Oggi vediamo che l'arrivo avverrà il 14 luglio e come vedete siamo vicinissimi, manca poco ormai. Sono già iniziate le prime osservazioni. Da questi giorni, praticamente da inizio mese, la risoluzione che ottiene la sonda è migliore per la prima volta delle immagini che si possono fare da Terra. Quindi è ancora piuttosto lontana, però è una posizione favorevole e quindi le fotografie che vengono scattate iniziano a essere migliori delle migliori fotografie che si fanno anche col telescopio spaziale. Finora non ne abbiamo avute molte, però quelle poche ci iniziano a dare delle informazioni utili. Riassumendo i record, è la missione che va a studiare l'oggetto più lontano che sia mai stata fatta, è la missione a un oggetto inesplorato, all'oggetto inesplorato più grande che sia partita dal 77 ad oggi, che in fondo è dall'epoca dei Voyager, che non si andava per la prima volta a studiare un oggetto così grande. È la prima missione a un oggetto doppio, che è anche fa parte dei nani ghiacciati della periferia del Sistema Solare, ed è la sonda più veloce che sia mai partita da Terra. Non è quella più veloce, attualmente non è quella più veloce, perché i Voyager sono molto più veloci, perché nel loro viaggio avevano incontrato i pianeti e quindi
avevano usufruito dell'effetto fionda fatto a distanza ragguardevole dal Sole. Però come sonda partita da Terra è quella che è partita con la velocità maggiore. Questo qui è una piccola curiosità che ha raccontato il, diciamo, il direttore scientifico della missione quando gli hanno chiesto come mai insisteva così tanto per portare avanti una missione che era così dispendiosa verso un oggetto così piccolo. E allora lui aveva detto questo, che adesso non so se negli anni 90 credo, le poste americane avevano emesso una serie di francobolli dedicati ai corpi del sistema solare, e per ogni corpo del sistema solare c'era una piccola immagine e c'era una immagine della sonda che per prima aveva esplorato questo oggetto. Quindi c'erano quelle per Mercurio, Venere, la Terra, eccetera, eccetera, e nel sistema solare, fra i vari all'epoca pianeti, c'era anche Plutone. E su quella lì ci fu solo questa immagine che diceva non ancora esplorato. E allora lui disse, come battuta ovviamente, però disse che è necessario fare questa missione perché bisogna completare la serie francobolli. E quindi ha sostenuto questa tesi per cercare i finanziamenti e l'approvazione della missione. Gli obiettivi della missione sono molteplici, ovviamente, sono quelli divisi fra quelli principali, necessari in ogni caso da svolgere, quelli importanti e quelli desiderati. E questi vengono decisi anche in base a quello che succederà nelle prossime settimane, perché l'idea e l'ideale è effettuare tutte queste misure, queste mappature, eccetera. Però a seconda di cosa si troverà nelle vicinanze di Plutone e verrà deciso, diciamo, a fine giugno, a seconda delle prime immagini dettagliate, si dovrà vedere se si deve correggere la rotta della sonda per evitare potenziali rischi o impatti nel momento di massima vicinanza a Plutone. Ecco, questa qui è la sonda. Vedete che è abbastanza compatta, abbastanza piccola, quella sopra ovviamente è l'antenna che viene usata sia per le comunicazioni sia per effettuare delle misure dirette sulla radiazione che viene ricevuta da Plutone e da Caronte. La vedete tutta fasciata in questa specie di domopac dorato, perché è tutta protetta in modo da mantenere all'interno una temperatura abbastanza alta da far funzionare tutta la strumentazione, il computer di bordo e via dicendo. Perché nonostante viaggi in un ambiente estremamente freddo, appunto intorno ai 230 sotto zero, l'interno viene mantenuto alla temperatura ambiente per evitare danni e problemi sulle parti dell'elettronica, sulla parte dei propulsori, e quindi aumentare l'affidabilità e di tutta la sonda. E il problema grosso c'è stato perché nella fase iniziale la sonda era molto vicina al Sole rispetto ad oggi, e quindi l'obiettivo era difendersi dal calore che si riceveva dal Sole. Oggi, che è molto lontana, invece l'obiettivo è cercare di mantenere all'interno il calore ed evitare di dispenderlo. Però finora non ci sono stati problemi e la temperatura in questi 9 anni e mezzo è stata mantenuta praticamente costante all'interno di piccolissime variazioni. La sonda è equipaggiata con questi strumenti che sono dedicati per fare ovviamente fotografie, però soprattutto ottenere immagini ad alta risoluzione, misurare il vento solare e nei pressi di Plutone, diciamo quando il vento solare è indisturbato durante la fase di avvicinamento, sia dopo l'incontro.